che questo si dice, sì, ma non le voglio, non voglio, non voglio stare in sala. Allora, questo lo dico con estrema chiarezza, non è vero. Soprattutto in quei giorni di freddo. Cioè, laddove c'è la possibilità di stare al caldo e laddove c'è la possibilità di un pasto, laddove c'è la possibilità di una doccia calda, chi vive in strada, costretto a vivere in strada, preferisce avere questi servizi, preferisce fruire di questi servizi come qualunque altra persona. Quindi se non vanno lì a dormire, questo non è perché sono strani, questo vuol dire che quel servizio non è garantito, non vengono garantite le esigenze delle persone. Allora, su questo, anche quest'anno, quest'inverno è passato in questo modo, chiediamo e pretendiamo che da oggi ci si metta al lavoro per un piano freddo e ci si metta al lavoro per una soluzione stabile per i senza fissa dimora e che si mettano subito a disposizione delle docce calde. Abbiamo assistito nel tempo alle docce di botteghelle, abbiamo assistito nel tempo a tutta una serie di sistemazioni e ogni volta che opera in strada riscontra enormi disservizi alle persone. Adesso è il tempo di cambiare questa cosa. Noi l'abbiamo chiesto e richiesto nelle varie commissioni, sappiamo la disponibilità dell'assessore, ma questo non è sufficiente. Sappiamo anche che non ha la bacchetta magica, nessuno ha la bacchetta magica, però ci vuole la bacchetta dell'onestà intellettuale e dire con chiarezza quali sono i problemi, come vanno affrontati e fare una programmazione seria per queste persone. Non si può arrivare a gennaio che ancora non si sa se una struttura è accessibile o non lo è, che cosa garantisce, che cosa non garantisce. Non si fa così. Questo. Ascolti, lei cosa chiede all'assessore Delfino? E poi mi risulta che il centro era attivo, non è stato utilizzato. L'ho detto prima. Se ha già chiesto un se ha chiesto un incontro con l'assessore Delfino. Allora, che il centro sia attivo, sì, l'ho chiesto l'incontro, ma anche nelle commissioni abbiamo chiesto più volte a verbale, oramai da ottobre, che quale bene sarebbe stato messo a disposizione. C'è stato risposto e a verbale che sarebbe stato il bene di Pietrastorta, che si sarebbe lavorato per la sistemazione, che erano stati finanziati circa 15.000 euro, non vorrei ricordare male, comunque euro più euro meno. Di fatto poi apprendiamo a gennaio che era stato messo a disposizione invece questo bene vicino alla chiesa della Graziella. Probabilmente è attivo, ma non lo so, noi siamo stati ed è chiuso. Frequentando abbastanza la strada e chi dorme in strada, sappiamo anche che quando non ci vanno è perché non sono garantite o la comunicazione o tutta un'altra serie di servizi, fra cui le docce calde, per esempio, ecco, fra cui il pasto caldo. Non ci vanno anche perché rischiano, se lasciano il posto dove chiedono l'elemosina, che gli freghino il posto. C'è anche questo problema. Allora, questo è stato affrontato spesse volte anche dalla Caritas. Allora, questo sì, però è un falso problema in realtà, perché molte di queste persone dormono in strada, in ricoveri di fortuna, quindi comunque si distanziano dal luogo in cui poi chiedono, diciamo, da fare. Il punto è che molto spesso è più accogliente la strada, è più accogliente un ricovero di fortuna più caldo di una struttura dove peraltro non sai a che ora devi andare. Cioè, noi siamo andati, per esempio, abbiamo visto, era chiusa, avremmo dovuto avere un telefono, un numero di telefono, chiamare qualcuno, e non è neanche questo il modo poi di gestire, diciamo, un servizio. Se un servizio è aperto, deve essere aperto. È attivo probabilmente, ma tra attivo e aperto c'è un'enorme differenza. Senta Pazzano, potrebbe essere questa azione. Bene, avete sentito Saverio Pazzano, insomma il problema dei senza tetto e del freddo c'è, si sta lavorando, noi abbiamo sentito anche l'assessore Delfino, il centro Graziella è operativo, c'è stata una sola richiesta, probabilmente ci sono anche i problemi riguardo come raggiungere sia telefonicamente, capire bene, perché poi chi è per strada non è che conosce bene le dinamiche, insomma c'è tanto da fare, probabilmente si incontreranno sia Saverio Pazzano sia Demetrio Delfino, sono due persone per bene e molto probabilmente prenderanno a cuore questo problema e ci auguriamo lo risolvino presto. La frecciata dell'arciere.